Immagina il cosmo con miliardi e miliardi di pianeti, di luci, di galassie roteanti. Prova a immaginare, a percepire nella tua mente il silenzio, il buio profondo dello spazio cosmico, tra una luce e l'altra. Percepiscilo come un grande vuoto nel quale stai viaggiando. Nel quasi totale silenzio, un silenzio che sembra provenire dall'eternità, improvvisamente appare una fluttuazione, come se il vuoto rivelasse la presenza di qualcosa che vibra. Prima lievemente e poi con sempre maggiore intensità, fino a che la vibrazione non diventa un suono. Un rombo cupo, profondo, impressionante. In lontananza cogli un movimento spiraliforme, una nebbia confusa, con bagliori e colori evanescenti che ruotano attorno a invisibili centri. Più ti avvicini, più il rombo diventa denso e potente. Stiamo viaggiando verso galassie composte da miliardi e miliardi di stelle, pianeti, ammassi gassosi, pulviscoli di sostanze luminescenti, riflessi e lampi. Da lontano tutto ciò appare come una realtà estremamente densa, ma più ci avviciniamo e più il vuoto torna ad essere padrone della scena, perché lo spazio tra un sole e l'altro, tra un pianeta e l'altro, tra i sistemi solari e tutto ciò che li compone, in realtà è immenso. Ciò che appariva quasi materico nella sua densità ora rivela nuovamente l'espressione primaria di un vuoto cosmico. Stiamo viaggiando e passiamo accanto a mondi infiniti senza soluzione di continuità, muovendoci dal buio cosmico alla radianza luminosa di stelle, pianeti, nebulose, fasce di asteroidi che vibrano producendo ognuno un suono e un canto differente. Immagina di viaggiare oltre la velocità della luce, passare tunnel che connettono regioni di quella galassia ad altre, contenute in quell'immensa spirale. Luci, suoni, talvolta buio, vibrazioni di diverse densità. E tutta questa enormità, sai cos'è? Un puntino. Ogni smisurata galassia è un piccolo punto in un sistema ancor più vasto, composto da centinaia di migliaia di galassie, alcune delle quali immensamente più grandi della nostra. Adesso, improvvisamente, guarda la nostra amata Terra. Un
ecosistema che toglie il fiato per la sua bellezza e la varietà di tutte le vite che lo ospitano. Qualcosa di meraviglioso per la sua biodiversità, per tutto ciò che sul pianeta è accaduto in decine di milioni di anni. La maggior parte della sua storia è sconosciuta a scienziati, biologi, archeologi, che osservano un percorso troppo giovane per poter raccontare qualcosa dell'antichità del pianeta e di tutta la saggezza che ha accumulato nel tempo. Tempi in cui le divinità provenienti da altre sfere di coscienza illuminavano preistoriche foreste imprimendo nella scura terra i segni dei loro calzari. Tempi in cui astronavi in viaggio da mondi lontanissimi facevano oscillare la fitta erba depositandosi al suolo leggere come libellule. Tempi in cui esseri di una bellezza indescrivibile osservavano silenziosamente creature orribilanti e pericolose. Tempi in cui razze di ogni genere e provenienza rendevano il pianeta uno spettacolare riflesso di un'evoluzione divina. È così, noi siamo da sempre in viaggio. Un viaggio che si compie nel tempo più che nello spazio. Infiniti accadimenti che legano questo pianeta ad altri luoghi dell'universo. Mondi che si incrociano, si toccano, si contaminano, dando origine a nuove specie al moltiplicarsi di conoscenze che rappresentano schegge di sapienza, riflessi provenienti dall'oltre. Un maestoso e potente divenire, in cui nascono e muoiono nuove rappresentazioni di ogni possibile futuro. E ogni cosa che qui accade si riflette altrove. Ed altrove, viaggiatori in materia, astronavi di luce, inviati e iniziati a conoscenze che risuonano nei luoghi più lontani di questo universo, anch'essi in viaggio per contribuire alla creazione di mondi futuri, di specie sempre più evolute ed elevate. Perciò chiediamoci, come si può, dinanzi a tutto questo, guardare anche solo un semplice filo d'erba con il più totale disinteresse? Quando noi in un ristorante ordiniamo un piatto di riso, in quello stesso piatto caldo abbiamo la storia del pianeta, perché quei minuscoli chicchi ci narrano di quando esseri provenienti da altri luoghi hanno generato innesti genetici per creare nuovi alimenti, insegnando ad alcuni uomini come coltivarli. E quando ci sediamo con le gambe incrociate per concentrarci in noi stessi o pratichiamo una tecnica respiratoria, stiamo ancora viaggiando nel tempo, ritornando a quei momenti in cui esseri splendenti e avanzati trasmettevano queste tecniche ai più pronti, ai più evoluti e luminosi, fra coloro che appartenevano alle prime razze umane. E quando tu abbracci i tuoi figli o accarezzi il nudo corpo della tua donna o del tuo uomo, stai rievocando i grandi momenti in cui razze luminose si univano ad altri esseri e questi ad altri ancora, dando origine a nuove stirpi, a nuove forme, a nuovi sentimenti e conoscenze, insufflando vita, diffondendo sulla terra i pollini luminosi che provenivano dalle più remote profondità del cosmo. Questo è il nostro mondo, indissolubilmente connesso a tutto l'universo, in attesa di nuove scoperte, nuove iniziazioni, da un'inseminazione che proviene da ancor più lontano, da oltre il buio delle ere cosmiche.
Ecco, le nostre faccende quotidiane sono importanti, certo, ma ognuna d'esse, se manteniamo cuore e mente aperti, ci parla dell'immensa bellezza nella quale siamo inseriti. Tutto ciò da cui siamo circondati ci parla di altro. In un fiocco di neve o nelle spirali di un Nautilus, come nella disposizione dei petali di un fiore, sono disegnate le geometrie di mondi lontanissimi, a loro volta riflessi in mutamento di un'origine celata nell'ombra del tutto. Qui abbiamo tratteggiato la vastità di questo universo e viaggiato per immagini nel passato del nostro pianeta, nel nostro passato. L'enormità del cosmo di cui abbiamo parlato, enormità non solo in termini di spazio ma anche di tempo, presuppone l'esistenza di infinite specie viventi. La nostra galassia è solo un punto, disegnato nell'immensità. Quante vite, quante coscienze, quante intelligenze sono entrate in contatto con il nostro mondo col passare delle ere, e quante lo sono ancora oggi, e a quale scopo? Noi siamo stati educati a pensare solo al nostro piccolo mondo, a ciò che possiamo vedere e toccare. Eppure da millenni la letteratura di tutti i popoli ha tramandato narrazioni di contatti con altre dimensioni e altre intelligenze. Negli ultimi secoli, secondo la cultura e le visioni sociali, questi concetti hanno assunto forme diverse, talvolta bizzarre e infarcite di superstizioni. Malgrado ciò, da sempre, l'essere umano ha l'istintiva percezione che assieme a lui coesistano forme di vita che interagiscono sul suo mondo, talvolta in maniera benefica e altre volte in modo malefico. Angeli, demoni, extraterrestri, divinità non ben precisate e ombre oscure che attraversano la vita degli uomini. Quelle stesse ombre che i bambini temono quando i loro genitori spengono la luce per farli riposare.
prima di proseguire, dovremmo capire bene un fatto. Al di là delle convinzioni personali di ognuno, di un popolo o di una razza, esiste una verità. La verità esiste e questo è un fatto. Possiamo credere che la vita che osserviamo abbia un senso o che non abbia alcun significato, che sia stata creata da qualcosa o qualcuno, oppure che si sia autoprodotta. Tutte queste cose sono idee, opinioni, credenze, ma la verità è che la vita esiste e questo è un fatto. Ogni popolo e ogni religione intende la morte in un certo modo. Possiamo credere che dopo esista qualcosa, oppure il nulla. Possiamo credere alla reincarnazione ciclica, oppure, come i cristiani, alla resurrezione dei morti. Ma comunque, al di là delle credenze e delle idee, la morte esiste. Non sappiamo cosa sia. Non sappiamo come intenderla, ma quel fenomeno che chiamiamo in questo modo è un fatto, è una verità. La vita e la morte sono una verità di fatto, le opinioni su questi fatti sono tutta un'altra cosa. Ecco, la verità è questo. Qualcosa che esiste a prescindere dal pensiero e dalle opinioni personali. Ebbene, esiste una verità eterna, un dato di fatto. Esiste da prima della comparsa dell'uomo e del nostro pianeta. Esiste da prima della comparsa di tutta quell'immensità che abbiamo sondato nella prima parte di questo video. Essa esiste ed esisterà anche dopo tutto questo. È l'unico fatto importante, l'unico, l'unico reale, l'unico che conti veramente. Tutte le filosofie, i pensieri, le ricerche, le credenze hanno il solo scopo di scoprire questa verità. Quando si nutrono di loro stesse, divenendo verità a se stesse, perdono ogni valore. Passeranno, muteranno con l'evoluzione degli esseri umani, prenderanno forme diverse, ma saranno sempre e solo un mezzo per scoprire la verità. La verità non ha bisogno di nessuno di noi. Siamo noi ad aver bisogno della verità, perché essa è l'unico modo per essere consapevoli e desti. Senza verità sogniamo, siamo in un mondo onirico, e quando sogniamo siamo preda dei demoni del mondo delle ombre. Allora ogni paura contenuta nel nostro inconscio può emergere e stringerci il cuore. È così. Il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Una prigione da cui dobbiamo assolutamente liberarci. Significa liberarci dal falso e cercare la verità. Non credere in una verità proclamata,
ma cercarla noi stessi, in noi stessi. E allora la verità davvero ci renderà liberi. Ora dobbiamo parlare del pensiero, di ciò che normalmente chiamiamo mente. Ne parliamo perché si tratta di ciò che ci tiene lontani dalla verità, ci impedisce di coglierne i riflessi nel presente, legandoci alla paura che nasce dall'immaginazione e alle aspettative che ci proiettano in un futuro che non esiste. Abbiamo identificato la mente in noi stessi. Cogito, ergo sum. Adesso, per un breve momento, dobbiamo immaginare che tutto quello che chiamiamo mente e pensiero non ci appartenga. Con un volo di fantasia, immaginiamo che la nostra mente sia il prodotto di qualcosa o qualcuno che ci ha programmati per avere paura, per non riuscire a fermare i pensieri, per non smettere mai di produrre quel rumore che ci impedisce di ascoltare un suono di base che è presente in noi e nel mondo. Il suono continuo e discreto della verità. Le nostre idee, i nostri progetti, le nostre paure, le aspettative, le gelosie, i rancori, il bisogno dell'ultimissimo telefono, di un corpo più bello e il continuo incessante rumore dei nostri pensieri, con opinioni, convinzioni che cambiano, timori e false sicurezze. E se tutto questo fosse indotto dall'esterno? Se non ci appartenesse e ci avessero fatto credere da sempre che noi siamo tutto questo rumore? Al di sotto di questo mulinare di pensieri, che trascinano nel fango le più pure emozioni, esiste un suono continuo, cristallino, che potrebbe dare origine a pensieri ordinati, a sentimenti puliti e benefici, ad una sconosciuta felicità. Questo suono è una vibrazione che proviene da molto lontano nel tempo. È il suono della verità, quella verità da cui siamo costantemente distratti, affinché la nostra coscienza non ne possa rivelare la natura, spingendoci ad armonizzare con essa pensieri, parole, sentimenti e azioni. L'essere umano vuole la felicità, ma vive nel suo opposto. Vorrebbe la pace e la serenità, ma scatena guerre spaventose. Vuole l'amore, ma vive nella gelosia, nel rancore, nell'invidia. Praticamente, pensa e si comporta esattamente al contrario di ciò che vorrebbe sperimentare. Ma perché? Perché? Siamo davvero certi che sia solo un fenomeno psicologico? È davvero la natura umana a produrre tutto ciò? Una domanda importante. Perché tutte le antiche vie spirituali di ricerca interiore hanno descritto la meta del percorso con questo termine, liberazione? Perché? Liberazione da cosa? Da chi? Il cambiamento, il miglioramento, l'evoluzione implicano uno sviluppo progressivo, una trasformazione costante in qualcos'altro di migliore. Non sarebbe necessario usare il termine liberazione. Questa parola implica una prigionia, una forma di asservimento
da cui appunto liberarsi. Di cosa si tratta? E quindi ritorniamo alla domanda iniziale. Siamo sicuri che i nostri pensieri siano veramente nostri? Se cerchiamo la felicità e la bellezza, perché produciamo pensieri cupi? Pensieri di paura, di attaccamento, di rabbia, di giudizio continuo, di crudeltà emotiva. Perché questa continua contraddizione? Può essere forse che esista una programmazione di base della mente, installata sulla nostra mente originaria, per tacitarla, per adombrarne le qualità e la sensibilità, per tenerci lontani da noi stessi. Se siamo felici, se siamo in armonia con tutto ciò che esiste, siamo meno controllabili. Se possediamo una mente ordinata, capace di silenzio e di chiarezza, allora noi capiamo, vediamo, scegliamo e non siamo più controllabili. Ma cosa potrebbe avere installato questa mente superficiale sulla nostra mente naturale, originaria e più profonda? È una risposta che al momento può essere rimandata. Non è vitale rispondere, perché ogni risposta è ancora un'idea, un'immagine, un simulacro della verità. È più importante agire, sperimentare, vedere con i propri occhi. Se questo è vero, possiamo vederlo. E come? Non è difficile. La programmazione vuole una mente iperattiva, psicotica, rumorosa. Allora cerchiamo il silenzio mentale, la calma, l'equilibrio. Qualcuno nei millenni, qualcuno o qualcosa che sapeva, ci ha fornito mezzi e tecniche per riuscirci. Usiamoli. La programmazione ci vuole rabbiosi, spaventati, disarmonici. Ci spinge alla critica continua, al giudizio, all'invidia, all'aggressività. Allora, combattiamo questa mente. Silenziamo questi pensieri quando sorgono, impedendogli di colorare totalmente i nostri stati d'animo. La programmazione ci vuole distratti, debolmente bisognosi di ogni cosa, avidi di emozioni. Ci ha resi tossicodipendenti emozionali. Non conta più se le emozioni sono negative, purché siano intense. Drogati di emozioni, disperati di insoddisfazione. Allora, combattiamo questa mente, combattiamo la distrazione, sviluppiamo concentrazione, calma, osservazione. Scopriamo il piacere di una sfera emozionale vasta come l'oceano e non turbolenta e ristretta come un fiume in piena. Ma per fare tutto questo occorre disciplina, autodisciplina.
la capacità di mantenere ferma un'intenzione su ciò che riteniamo utile, importante, vero e giusto, e non solo su ciò che ci dona immediato piacere. Questa capacità della mente profonda e originaria, e non quella superficiale indotta, è ciò che può portarci ad un vero potere individuale, che in realtà è autorità su noi stessi, nell'equilibrio e nell'armonia. E questo potere individuale è esattamente ciò che non si vuole che ognuno di noi possa realizzare, perché dobbiamo rimanere un gregge, spaventato e disunito. Perché con questo potere viene la fine della sudditanza a ciò che non siamo e la fine del controllo su di noi.